Bentornati sul canale Amo gli Italiani. Oggi con le ultime notizie come Ilenia Carrisi è scomparsa da molto tempo, e ancora oggi si parla di lei. Ora torna di nuovo al centro dell'attenzione, cosa succede? Albano Carrisi è uno di quegli artisti conosciuti in tutto il mondo, un cantante che ha conquistato molti proprio per il suo bellissimo timbro. Negli ultimi mesi si è parlato molto di lui, proprio perché non è stato inserito all'interno del cast del Festival di Sanremo del 2022. Situazione che lo ha portato ad essere molto triste a causa di tutto ciò. Nonostante non lo abbiamo visto esibirsi sul palco dell'Ariston quest'anno, egli continua a condividere con tutti il suo talento, facendo emozionare milioni di italiani. Per lui la vita non è sempre stata rose e fiori. Anche perché, nell'ultimo periodo, si è trovato a fare i conti con alcuni furti che stava subendo all'interno del suo vigneto. In base a quanto abbiamo potuto scoprire, sembra che alcuni malviventi si siano appropriati illecitamente di 200 pali in ottone, creando un enorme danno per l'attività di Albano. Ma ha sofferto anche peraltro il cantante di Cellino San Marco. Albano ormai vive tutti i giorni con una terribile sofferenza nel suo cuore, una situazione ha avuto origine molti anni fa. Ilenia Carrisi ancora viva? La notizia incredibile, ossia nel momento in cui, la figlia Ilenia è scomparsa per sempre facendo perdere del tutto le sue tracce. La famiglia Carrisi condivide e nasconde nel profondo del proprio cuore, un dolore che ha avuto inizio il 6 gennaio del 1994. Giorno in cui Ilenia è sparita per sempre dalle loro vite. Da allora però nessun membro della famiglia Carrisi ha perso le speranze, e ha cercato in ogni modo di scoprire dove fosse la loro figlia tanto amata. Come leggiamo su News Fidelity House, sembra che un magazine tedesco abbia addirittura chiesto supporto ad alcune veggenti che hanno affermato di sapere esattamente dove si trovi Ilenia. Ricordiamo infatti che la ragazza è sparita nel momento in cui era a New Orleans, posto che aveva scelto di visitare proprio per sapere qualcosa di più sul luogo in cui sua madre era venuta al mondo. Ed è proprio da questo posto che Ilenia ha fatto perdere le sue tracce, in quanto l'unica telefonata con i genitori è avvenuta in occasione del Capodanno del 1994. Nonostante sono passati molti anni dalla sua scomparsa, i genitori non hanno mai creduto che la loro figlia tanto amata fosse morta. Ma che si trovasse a vivere la sua vita da qualche altra parte del mondo. Ed è proprio ciò che i due veggenti affermano, raccontando che la ragazza vive a Berlino, un luogo in cui ha scelto di iniziare tutto da capo in totale anonimato. I due rivelano anche che Ilenia, in America, abbia avuto problemi legati al mondo della droga e che attualmente viva serenamente insieme ai suoi figli in un posto diverso. Chissà se questa ipotesi verrà presa in considerazione dalla famiglia Carrisi oppure no. Purtroppo la verità attorno alla giovane è ancora un mistero oggi. Grazie per aver guardato l'intero video. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.